Per celebrare la giornata mondiale del malato, la diocesi di Pistoia ha dato appuntamento presso il santuario della Madonna del Letto, in piazza San Lorenzo, dove i fedeli hanno raccolto una preghiera per gli infermi davanti a Maria. È la giornata mondiale del malato, sì, il giorno nel quale ci mettiamo particolarmente vicino a chi è malato, ma con la consapevolezza che la malattia è una realtà comune, che ci accomuna in tanti, insomma, che fa parte della vita. E allora è una giornata nel quale ci facciamo vicini a chi soffre particolarmente la malattia, anche a chi si presta le proprie cure, la propria assistenza, ma è una giornata anche per ricordarci quanto dobbiamo fare attenzione nella società a chi è più debole, chi più soffre, a chi più è scartato, perché sull'attenzione verso gli ultimi si misura il grado di una civiltà. Il messaggio di Papa Francesco? Il messaggio è proprio un po' centrato sul prendersi cura, cioè la malattia, la sofferenza, il disagio fanno parte dell'esperienza umana. Se ci si stringe insieme, se ci si dà una mano, se si cammina veramente insieme e ci si prende cura l'uno dell'altro, anche le situazioni di sofferenza e di malattia possono risultare poi una risorsa positiva per l'umanità. Poi ha preso il via il pellegrinaggio dei fedeli fino alla cattedrale di San Zeno, dove il vescovo Monsignor Fausto Tardelli ha celebrato l'Eucaristia, un momento molto sentito che ha visto ritrovarsi tantissime persone, tra loro anche persone malate o costrette sulla carrozzina ed altre che operano nel mondo del volontariato.